Buona giornata a tutti. Salve. Qual è? Prova a vedere qual è. Mi ascoltate? Prova ancora? Sì. Prova a parlare. È Mattia Stefanelli a Paganesimo. Forse il microfono non funziona. No, è giusto. Va bene così. Mi sente adesso. Adesso prova? Sì, siete i piccoli inconvenienti tecnici della trasmissione in diretta. Allora, intanto non rispondiamo alle telefonate. Finché non abbiamo, siamo arrivati. Fino a che non siamo arrivati alla fine della nostra presentazione, che oggi sarà lunga, e prenderemo telefonate dopo perché siamo un pochino arrabbiati, o meglio, io sono più arrabbiato di Francesco. Francesco è molto più calmo di me, è molto più. C'è un termine esatto per dire quello che affronta, ecco, è calmo, è sistematico ma calmo. Invece sono freddo, si dice, di freddo. Invece sono fuoco razionale. Allora, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e sono Claudio Simeoni. Vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesano 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Oggi, che dobbiamo sempre continuare la nostra conferenza, sapete che vado avanti con un quadro ogni volta, invece oggi non la faccio. Perché non la fai? Allora, intanto perché prendo tempo. Allora, prendo tempo perché abbiamo fatto la conferenza a Carossa, l'abbiamo preparata, abbiamo discusso, eccetera. Stiamo preparando la fiera di Vicenza e io personalmente sono fuori di testa completamente. Francesco ha corso come un matto e io sono fuori di testa perché preparato. Io non ho mai affrontato una fiera, cioè premetto questo, io non ho mai fatto una fiera, cioè non ho mai presentato le mie cose pubblicamente in una fiera. E nonostante questo sto affrontando uno sconosciuto e mi sto armando per affrontare lo sconosciuto. Sì, comunque i nostri ascoltatori non si preoccupano, chi vuole, sia tutto sto sabato, tutto domenica, siamo io e Claudio, siamo in fiera, ci saranno anche gli altri amici, comunque gli ascoltatori che si vogliono conoscere di persona sanno che si possono trovare lì tutta la giornata. E qui in radio ci sono, credo, ancora qualche biglietto per entrare alla fiera. Ricordo che la fiera è la fiera del tempo libero di Vicenza, che forse è la più grossa fiera del tempo libero del Veneto, e dentro c'è la fiera del libro, cioè c'è uno stand dedicato al libro, c'è un stand, un capannone praticamente. È tutto il padiglione, praticamente è il primo padiglione aggirando la fiera, insomma. Aggirando la fiera, infatti dentro, cioè entrando dall'ingresso principale, non lo si trova, bisogna fare tutto il padiglione F e girare il padiglione D. Noi siamo il padiglione D, se qualcuno ha dei problemi chiede dov'è il padiglione, beh, Vicenza Libri, c'è la fiera del libro, però c'è anche un grande stand della Marina Militare, cioè il mio stand è vicino a quello della Marina Militare. Loro presentano le loro cose, naturalmente ci sono tutta una serie di stand. Sarà un piccolo conflitto navale? No, è una specie, Fa conto, è una battuta. La Marina Militare fa la parte in fondo, diciamo così, del padiglione, no? La parte davanti invece c'è una grossa libreria che ha preso qualcosa come 300 metri quadri, una roba folle, che stava già mettendo i libri fino a martedì, insomma. E poi ci sono tutti questi stand fatti un po' a spina di pesce. Stand a spina di pesce, e noi siamo uno di questi stand in fila di pesce, insomma. Naturalmente sono tutti piccoli editori, quelli che vogliono farsi conoscere, quelli che vogliono presentare le loro cose. Sì, piccole librerie antiquarie di solito sono. Antiquari, insomma, un po' di tutto, ecco. In mezzo a questo, uno di questi abbiamo preso noi per presentare i nostri libri in fotocopia, le nostre cose, insomma. E fa parte un po' del gioco della fiera, il gioco della presentazione, diciamo così. E domenica alle ore 16, non so esattamente dove, sempre dovrebbe essere sempre uno stand, penso che sia uno spazio detto Agorà, cioè no? Però, c'è uno spazio laterale che viene riservato alle presentazioni. E là presenterò il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, perché presenterò sto libro, intanto mi sembrava abbastanza adatto per la fiera, no? Poi un po' l'avevamo anche presentato per la libreria di gli ex amici di cui avevamo preparato già quelle conferenze che sono fallite, e ho recuperato, diciamo così, quella conferenza che è abbastanza chiara, diciamo così, per scoprire la relazione divina del paganesimo. Cioè nel paganesimo non abbiamo un dio e basta, abbiamo il soggetto, l'individuo che è un dio, che proprio perché è un dio scopre il dio che ha di fronte, la relazione divina con cui vive, e la relazione stessa è una relazione divina, perché abbiamo tre soggetti nel paganesimo che sono divini, a differenza del cristianesimo dove c'è un dio e tutti gli altri sono sotto. Per
cui è abbastanza importante, diciamo così, come aspetto, no Francesco? Cosa dici? Sì, beh, infatti centrale, è fondamentale. Diciamo. Cioè, se no, altrimenti schemo proprio... Sì, beh, una delle differenze più sostanziali proprio fra il monoteismo e il paganesimo è proprio questa, insomma. Esatto. E la presentiamo in fiera con questo libro, con queste particolarità. È chiaro che io, non essendo un archeologo, non essendo uno storico, non essendo uno studioso specializzato, essendo solo un apprendista stregone, è ovvio che le relazioni che io trovo, che io incontro, vado a trovare culturalmente come si sono espresse. Sì, beh, il nostro scopo non è uno scopo intellettuale, culturale, scientifico, archeologico, è uno scopo esistenziale. Di conseguenza, noi lavoriamo non soltanto sulla, diciamo, la rappresentazione o sulla descrizione, lavoriamo anche sull'elaborazione di questa descrizione e lavoriamo anche per la nostra nuova descrizione di persone. Non siamo tenuti a rispettare dei canoni o degli schemi o delle convenzioni storiche e culturali. Anche perché i canoni, gli schemi e le convenzioni storiche sono tutte cristiane, cioè sono cristiani che ci hanno detto cose gli altri pensavano, cioè i cristiani venivano a dirci noi come noi eravamo pagani, cioè all'assurdo. Sì, e tenendo conto appunto che per loro il paganesimo era una cosa che si era manifestata tantissimi anni fa e rimane quella, invece il paganesimo è una cosa dinamica che è continuamente in movimento, continuamente in spostamento, cerca sempre nuovi frontiere, nuovi angoli, esatto, nuovi spazi, nuovi orizzonti, perciò non è mai statico come il monoteismo. E appunto, cioè, questa è la cosa che ci hanno mandato fuori. Cioè, mi ha fatto lavorare moltissimo, infatti sono abbastanza stanco fisicamente, però psicologicamente sto veramente bene. E naturalmente alla conferenza che abbiamo tenuto in carrozzeria qualcuno non ha gradito. Qualcuno non ha gradito, è un tipo, una specie di provocatore di professione, perché io non so neanche come definirlo in maniera diversa, se non un provocatore e basta, tale Franco Damiani di Mestre, ha pensato bene di fare una bella lettera al Gazzettino. Chiaramente il Gazzettino gliel'ha tagliata la lettera, come taglia tutte le lettere che gli arrivano, perché gli spazi, dice il Gazzettino, sono quelli che sono, io li attaglio e do i concetti che mi interessano o che voglio dare o che ritengo opportuno dare. Vabbè, allora noi ci leggiamo ciò che ha pubblicato il Gazzettino rispetto alla conferenza di carrozzeria. Questa lettera viene pubblicata il 1 marzo 1999. Attenzione. Mosso più che altro da curiosità, balle, mi sono recato con mia moglie nel pomeriggio del 20 febbraio al centro sociale Carrozzeria Mestre per assistere alla conferenza di Claudio Simeoni sul paganesimo politeista e la stregoneria. Il relatore ha svolto la tesi secondo cui il cattolicesimo è responsabile di ogni perversione sociale, questa perversione sociale è fra virgolette, e per liberarsene e costruire una società migliore occorre praticare la stregoneria, che da sola può liberare l'essere divino che è in noi. Ricordate che questo è un nonsense dottrinale, eh? Io non ho mai detto liberare l'essere divino, perché per liberare l'essere divino implicherebbe che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, per cui per liberare l'essere divino che è in noi dovrei credere in un Dio padrone. Io non vi ho mai detto sta puttanata, per piacere, tanto per sottolinearlo subito, anche perché dopo non gliela contesto. Tesi non nuova, in quanto predicata da tutti i secoli da satanisti, maghi, esoteristi e cabalisti. Se vi ricordate, io mi sono sempre opposto a maghi, a esoteristi e a cabalisti. Satanisti, ci sono un paio di variazioni, cioè esistono i satanisti pagani e i satanisti cattolici, e dopo ne parleremo. Esistono anche i satanisti cristiani. No, soprattutto cristiani? Il satanista è solo cristiano, satanista, c'è la variabile di quello che percepisce il divino, che dice forse il Satana per condizione culturale. Sì, ma tra l'altro, stando a quello che diceva il CIS, un certo Beppi Bisetto del CIS di Treviso, su un suo vecchio articolo sul Gazzettino, diceva che esistono quattro forme di satanismo, e una era la cosiddetta carismatica, ma i carismatici sono solo cristiani. Sì, ma comunque lo stesso, c'è anche, nel senso, stesso, bisogna essere cristiani per conoscere, esatto, il Satana, perché altrimenti non... Sì, ma poi per i satanisti esiste un unico Dio, per noi non esiste un unico Dio. Esatto. Scusate, sì. Allora, quello che ci ha colpiti, vado avanti con la lettera, quello che ci ha colpiti è stata piuttosto, attenzione, la violenza brutale del linguaggio condito di numerosi riferimenti al Dio padrone. Pensate, ho parlato di Dio padrone, io, vedete un po' cosa vi raccontano Ivano e la Laura, non padre, dice, al macellaio di Sodoma e Gomorra, e che ho detto io, lo dicono i cristiani, con cui la Chiesa si identificherebbe, cazzo, è il rappresentante di Dio in terra, la Chiesa, scusate, e al pazzo di Nazareth, che ordinerebbe tale macellazione.
ripetutamente è stato affermato che il cattolico si sottomette a chi è socialmente più forte di lui per dominare chi è inferiore. Beh, mi sembra che il Papa si sottometta solo a Dio e tutti gli altri devono sottomettersi, veramente. Cioè, è dottrina. Si parla di gerarchia, perciò. Di gerarchia, per cui... Che l'educazione cattolica, di cui secondo il relatore la società sarebbe impregnata, a me sembra esattamente il contrario, dice, cioè, mi sembra 1500 anni di torture educazionali cattoliche, veramente, sforna bestie d'allevamento e servi sciocchi. Beh, questo l'ho già parlato anche nell'altra trasmissione. Si è parlato dell'attività pederastica dei preti cattolici, permessa, anzi voluta da Wojtyla, del quale si è detto che stupra bambini. La partecipazione morale non me la sono inventata io, La monarchia assoluta, il fascismo e il nazismo non sarebbero naturalmente altro che prodotti del cattolicesimo. Beh, vedi le dichiarazioni di coso di Pinochet che ha fatto sulla Repubblica, cioè il suo potere di macellaio derivava da Dio. Sì, basta pensare che per Pinochet il Papa è intervenuto di persona chiedendo clemenza. Dopodiché andiamo avanti con buona pace della storia, che dimostra che esistono invece prodotti dell'anticristianesimo. È stata legittimata la droga in nome dell'incoercibile libertà dell'individuo. Noi non abbiamo mai chiesto la legittimazione della droga, non tanto perché siamo d'accordo o non siamo d'accordo, ma per questioni dottrinali e religiose non siamo contrari a qualunque forma di droga, compreso l'alcol, anche se io ho qualche birra, qualche bicchiere. D'altronde un cantautore come Claudio Lori dice: fa, io ti racconto la droga che si copre in chiesa o in farmacia. Certo. Perciò anche il cristianesimo è una droga. Libertà dell'individuo, mentre bisogna rifiutare l'obbedienza a un Dio assassino. Beh, la legge stessa lo dice. I reati di bestemmia e di vilipendio alla religione sono ancora contemplati? Ed è giusto che i centri sociali siano covi di odio, di divisione, di sovversione? Che ne pensa il comune? Che ne pensa la Chiesa? Questa è la lettera commentata in breve, fatta da Franco Damiani. Io purtroppo i giornali li leggo la sera. Leggo quasi esclusivamente la sera, e la sera mi sono accorto, la sera dell'uno, cosa avevano scritto, benissimo, ho detto. Il giorno dopo si telefono al Gazzettino, parlo col signor Frigo, che è il giornalista che curava le rubriche, mi ha detto: mandami subito, fa una lettera di risposta. Benissimo. Ho elaborato la lettera che ho mandato al Gazzettino. Io vi leggo la lettera come integrale, come io l'ho mandata al Gazzettino. Ricordo che non rispondo a telefonate finché non ho finito. Cioè, praticamente solo dopo, verso le ore 16. Questa è la lettera che ho mandato al Gazzettino. Ho letto la sua lettera a firma signor Franco Damiani, pubblicata in data 1 marzo 1999, e sono indignato per il suo desiderio di spacciare il rispetto per sottomissione. Il signor Damiani esprime il suo fanatismo cattolico, che non ammette contraddittorio se non bruciando l'interlocutore sui roghi. Dal momento che la legge non gli consente questo, millanta un'indignazione della quale dovrebbe vergognarsi. Vediamo quanto dice. Innanzitutto, in stregoneria i dogmi sono dogmi di libertà e non dogmi di verità. In altre parole, l'individuo non è ciò che è perché lo ha creato un Dio pazzo, ma è venuto costruendosi attimo dopo attimo della propria esistenza. L'individuo costruisce se stesso per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che il sistema sociale in cui diviene gli impone. Ne consegue che una struttura sociale che impone al bambino dei dogmi di verità altro non fa che piegare il divenire di ogni nuovo nato ai dogmi stessi. Ogni dogma di verità socialmente imposto è responsabile delle reazioni per adattamento del nuovo nato. Dal momento che il signor Damiani pensa all'essere umano creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, non esiste altro modo per definire il Dio dei cristiani data l'esposizione biblica, trova ovviamente assurdo il concetto che condizioni sociali siano responsabili di atti considerati socialmente perversi come risposta soggettiva dell'individuo all'oggettività che incontra nascendo. E l'oggettività è pregna del dogmatismo cattolico da 1500 anni a questa parte. Sfido chiunque a contestare questo. È mio convincimento che una variazione in positivo del sistema sociale possa avvenire attraverso la pratica della stregoneria, dove per stregoneria non si intendono le perversioni tanto amate dalla letteratura inquisitoria cattolica, vedi il martello delle streghe, ma la capacità dell'essere umano di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, chiamare le cose col loro vero nome, sospendere il giudizio, ascoltare il mondo attorno a noi, toglierci...
dal centro del mondo e quant'altro è stato sviluppato nel Crogiolo dello Stregone, nel Crogiolo del Male, nel Crogiolo dello Stregone dei quattro canti del mondo, che viene offerto a chi è interessato a sapere che cos'è la stregoneria da un apprendista stregone e non dalla propaganda cattolica. I satanisti e i maghi che il signor Damiani cita appartengono alla tradizione cattolica, non alla stregoneria né al paganesimo politeista. Ogni persona ha il diritto di scegliere da quale parte stare nelle sfide della vita. Quando qualcuno dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, io scelgo la parte da quale stare, sto dalla parte della vita. Quando Hitler sviluppa il nazismo e con esso i campi di sterminio, io non reputo che né Hitler né gli aguzzini abbiano diritto a una qualche forma di rispetto, pertanto non vedo perché non debba chiamare il Dio dei cristiani il macellaio di Sodoma e Gomorra, visto che i cristiani stessi ne hanno indicato l'azione terroristica per 1500 anni. Io sto dalla parte della vita, non dei macellai. Il Dio dei cristiani è solo un padrone che uccide e massacra chi non lo adora. Leggetevi un po' la vostra Bibbia e schieratevi dalla parte degli esseri umani, anziché del padrone. Che la Chiesa si identifichi col Dio padrone ed assoluto non lo affermo solo io, ma tutte le richieste di perdono fatte da Wojtyla altro non rappresentano che delitti atroci contro l'umanità. A meno che 200 milioni di esseri umani catturati e venduti nelle Americhe o il massacro degli australiani ad opera dei cristiani non voglia considerarlo cacca. Per quanto riguarda il pazzo di Nazareth, sia chiaro che se in un processo dicessi al magistrato, rispondendo a domanda, io lo sono e voi vedrete il figlio dell'uomo assiso a destra dell'Onnipotente e venire con le nubi dal cielo, Matteo, sono certo che il magistrato mi avrebbe ricoverato per pazzia. Dal momento che questa affermazione è risultata falsa, è chiaro che la descrizione è riferibile ad un povero pazzo. Che poi questo pazzo ordini la macellazione di chi non si sottomette a lui, lo troviamo in Luca 18:27. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Appare evidente che il signor Damiani preferisce identificarsi con chi sgozza, pretendendo il diritto di sgozzare. Io preferisco schierarmi dalla parte della vita. Per quanto riguarda l'attività pederastica dei preti cattolici, io sono in possesso di molti ritagli di giornale, anche del Gazzettino, e questa attività non nasce dalla perversione dell'individuo, ma nasce dall'identificazione in chi si ritiene padrone degli esseri umani tanto da fare quello che vuole. Dal momento che la stregoneria conosce i meccanismi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, quando in un sistema sociale si distruggono i germi della vita, rimane solo l'accettazione della sottomissione all'orrore, bestie d'allevamento e servi sciocchi. Per quanto riguarda l'attività pederastica imputata a Wojtyla, ricordo a questo giornale l'esistenza del reato di partecipazione morale, che se da un punto di vista giuridico è importante, lo è altrettanto dal punto di vista filosofico e morale. Pertanto, se la Chiesa Cattolica scomunica quanti mettono in dubbio la verginità della loro Madonna e tenta di coprire, o ritagli di giornale per quanto riguarda condanne in vari paesi, l'attività pederastica di alcuni personaggi, e Wojtyla stesso nel suo viaggio in Austria, anziché censurare Gröhr, ne mette in guardia nei confronti della stampa, appare evidente che non le mie affermazioni sono da censurare, ma il disprezzo per la vita che la Chiesa Cattolica dimostra. Le affermazioni del signor Damiani su legittimazione di droghe di qualsiasi tipo da parte nostra sono pura invenzione, ginnastica della diffamazione e della menzogna. Perché questo? Perché dal punto di vista religioso noi siamo contrari all'uso di qualsiasi tipo di droga, alcol compreso, anche se io bevo tranquillamente un bel po' di alcol, insomma. Cioè io i miei bicchieri, le mie birre, mentre mangio la pizza me le faccio volentieri. Nonostante questo, dal punto di vista dottrinale siamo contrari, non per questo lo imponiamo agli altri. Dopodiché, quelli che sono le contraddizioni sociali, quello è un altro discorso. Il discorso è un po' diverso, là va ponderato un po' meglio. Però dal punto di vista religioso, noi per quanto riguarda noi stessi, siamo tendenzialmente contro. Che dopo beviamo tranquillamente e noi ci piace anche farsi il nostro bicchiere, ci piace farsi anche la nostra birra. Il signor Damiani, censurare il signor Damiani, devo ricordargli cosa dice Tommaso Didimo, l'ultimo grande stregone pagano. Se insulti padre, necessità e intento, non succede nulla. Se insulti lo stregone non succede nulla, ma se insulti la vita. Ricordo che Tommaso Didimo è l'autore di un Vangelo considerato gnostico e distrutto dai cristiani e ritrovato a Nag Hammadi. Il signor Damiani ha dimostrato la sua pochezza intellettuale contestandomi di aver sbagliato un accento nel definire la divinità Cerere, anziché Cerere o viceversa. Dopodiché è scappato
come fanno i cristiani, quando per confrontarsi con gli esseri umani hanno bisogno di strappare loro la lingua, vedi il Vanini, o di bruciarli sui roghi, vedi il Bruno e il Vanini stesso. Quanto io sviluppo in conferenze, dove la censura cattolica non giunge, è esposto in 10 libri che vengono diffusi in fotocopia e da oltre 2 anni e mezzo a questa parte in trasmissioni radiofoniche, grazie a Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM ogni giovedì dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Il signor Damiani vive in questo paese e in questo paese non esiste un soggetto giuridico che non sia sottoposto alla stessa legge. Imporre il Dio dei cristiani nella Chiesa cattolica è una cosa, imporlo nella società civile è un'altra. Prima viene, anche se lui non lo sa, la Costituzione della Repubblica Italiana. Distinti saluti, c'è un po' scritto, il signor Damiani ha dichiarato in conferenza, quasi 60 persone e pochissimi dei centri sociali, di non riconoscere l'autorità del Papa e di considerare San Pietro sede vacantista. Dopo un giorno o l'altro mi spiegherà a quale chiesa appartiene. Claudio Simeoni, meccanico apprendista da stregone e guardiano dell'anticristo. Ora, io ho parlato anche stamattina con il vice direttore del Gazzettino, il quale era estremamente seccato che gli avessi telefonato. Probabilmente non so cosa abbiano in testa il Gazzettino, ma io mi puzzano alcune cosette. Perché mi puzzano alcune casette? Perché alcune cosette non le capisco. Intanto, quando si pubblica una lettera, è chiaro che o questa lettera si pubblica perché ha un argomento che interessa, oppure perché c'è dello spazio vuoto, oppure si dà adito a delle polemiche. Cioè, il Gazzettino è responsabile di aver scelto questa lettera di pubblicare. Cioè, se lui ha deciso che ci può essere polemica, cioè, benissimo, sono fatti suoi. Lui ha deciso di pubblicare una lettera e io gli ho mandato una smentita che dopo 2 giorni che lui ce l'ha in mano non l'ha ancora pubblicata. Allora, io sospetto 2 cose. Che il Gazzettino abbia voluto giocare sporco, oppure che abbia deciso, siccome qua c'è pubblicità alla trasmissione radiofonica, gliela spostiamo venerdì o sabato. Tutto è possibile, tutto è ammissibile, tutto è possibile. Quello che a me mi preoccupa non è tanto che mi spostino la risposta o mi tagliano la lettera venerdì, sa, quando vogliono, cioè, io non ho problemi di questo. Quello che a me puzza è che ci siano delle operazioni sporche. E adesso farò divertire anche Francesco. Perché questo? Perché proprio sul Gazzettino, il giorno 3 marzo 1999, in prima pagina, sulle pagine locali di Mestre, c'è un articolo a firma RM. Un articolo che dice: dopo il furto delle ostie consacrate a Portogruaro e l'allarme a Favaro, messe segrete anche nel centro di Mestre. E messe segrete, parlano di messe nere. Allora, adesso questo articolo... Le uniche messe nere sono le messe bianche, eh? Sì. Tanto per essere chiari, insomma. Cioè, anche e soprattutto proprio perché per l'utilizzo della simbologia, della ritualità, dei gesti, delle cose, insomma. E poi, se stiamo alle descrizioni che si danno dei satanisti, i satanisti possono compiere messe nere soltanto se c'è un ex sacerdote. Esatto. Cioè, a me che uno sia sacerdote lo considero profondamente un demerito, eh. No, è bellissimo sto trafile, perché Francesco è di Marostia, non prende il Gazzettino di Mestre, sicuramente non l'ha letto, però voglio farvi divertire, ma voglio farvi divertire anche voi, perché... Perché da questo articolo, un articolo di solito dice delle cose, no? Cioè prende degli spunti della cronaca e magari li commenta, per cui c'è uno spunto di cronaca e c'è un commento. Quando non esiste un spunto di cronaca e quando il commento è solo finalizzato per un progetto preciso, c'è qualcosa che puzza. Sì, ma difatti. Questo è. E adesso provate un po' a ascoltare questo articolo. Ogni tanto mi fermerò a dargli qualche piccolo commento. Messe nere solo in casolari abbandonati fuori dalla città. Un'ingenuità. Satana può essere invocato ovunque, anche in un appartamento del centro, magari in quello del vicino di casa, la cui vita diurna potrebbe essere giudicata assolutamente normale. Adesso, voi pensate un attimino, no? Cioè, a questo punto bisogna andare a vedere casa per casa cosa fa. Io mi ricordo che una volta addirittura venivano qui bastoni nelle case per controllare se marito e moglie stavano scopando. Cioè, no, è vero, c'era la polizia inquisitoria e veniva a fare questi lavori. Provate un po' a pensare. La conferma, attenzione, la conferma di questa ipotesi
arriva dal Chris di Mestre. Il Chris di Mestre è una banda di persone che mettono in giro notizie false, tensioni, eccetera, proprio per destabilizzare l'opinione pubblica, cioè proprio per riuscire a condizionare una certa opinione, perché la tensione, se qualcuno che fa il messo in sì, e non è che sono, cioè, sono scemi, sono idioti che servono, perché ricordiamo sempre che il Chris e tutto il CIRS sono sempre stati ospitati nel sul sito della Chiesa Cattolica Italiana, cioè non è che sia un'organizzazione neutra. Basta pensare che il GRIS ha cambiato il suo statuto su richiesta dei vescovi. Comunque abbiamo questo, che è già gravissimo. Allora, la conferma arriva da questi. Ma cosa hanno fatto? Hanno fatto un'inchiesta, hanno fatto un'indagine, stiamo attenti, Così, se nei giorni scorsi il furto di ostie consacrate in una chiesa di Porto Gruaro ha fatto credere a qualcuno di poter mantenere le distanze da questo fenomeno, la realtà è diversa. Anche a Mestre il fenomeno è diffuso, basta ricordare gli episodi neri di Favaro di qualche tempo fa. Cos'è stato? Qualche stigletta, qualche croce, non so, qualche... Sì, accade anche qui, ma è impossibile avere dei dati precisi. Allora, non hanno dati, non hanno niente, però sicuramente ci sono i banditi, dobbiamo scovarli. Allora, dati precisi su queste sette, spiegano il Gris, perché ovviamente non agiscono alla luce del sole e soprattutto perché cambiano spesso di luogo delle celebrazioni. Cioè, questi qua sono dei furtivi, segreti, fanno le operazioni. Cioè, mi sembra tempi di, non so, Brigate Rosse, roba sì, di genere, sì. A questo punto, non ben capito, no? Non si fanno certo scoprire, non scelgono sedi visibili e continuano a vivere le loro messe nel sommerso e nel buio più totale, ma non necessariamente in case abbandonate. Le ritualità sataniche possono essere praticate anche in centro, in un appartamento, dicono ancora il Gris, possono. Cioè, come sa? Forse è una speculazione immobiliare, vogliono far scendere i prezzi degli appartamenti in centro. Ma probabilmente il Gris pratica operazioni sataniche a sto punto. Perché dicono ancora il Gris. E sono quelli i casi più difficili da portare alla luce. Scusa, la libertà di espressione, la libertà di pratica, la libertà di religione è una libertà sancita dalla Costituzione. Ricordiamo che i cattolici sono stati condannati per aver insultato le persone delle altre religioni, anche se queste religioni non sono riconosciute dallo Stato italiano, non ha nessuna importanza. Per cui, cosa vogliono portare alla luce? Hanno ancora la mentalità dell'inquisitore, hanno ancora la mentalità di quello che brucia le persone sui roghi. Sì, infatti, qui siamo di fronte e crea sospetto su nulla, che bruciavano la gente sui roghi. Con lo stesso principio, con stessi valori, cioè non è cambiato niente. È cambiato per fortuna la legge civile che sì, non esatto, sì. Di non possono applicarla, però i principi dell'inquisitore sono gli stessi di questi. Sì, sì. Senza contare che proprio questi incontri casalinghi, attenzione, incontri casalinghi, possono nascere da un semplice invito a cena, magari animato da una seduta spiritica, che può invece trasformarsi in una vera e propria messa nera. Ma vi rendete conto? Se tre persone dicono, cosa facciamo stasera? Giochiamo carte? Ma no, facciamoci un piattino. Cazzo, questi... Perché satanisti sicuramente, cioè siamo all'aberrazione, veramente all'aberrazione. La macabra scenografia, attento, finora si sono inventati tutto. Non hanno trovato niente, per cui nell'invenzione, nella fantasticheria c'è una scenografia. La macabra scenografia d'altra parte si può allestire anche in pochi metri quadrati con qualche simbologia. È sicuramente il Gris ci ha provato a questo punto, no? Per me se le faranno loro. Dai caproni ai numeri del diavolo 66-99. A proposito, 66, io ho fatto la fattura per la fiera di Vicenza. Ho mandato 800.000 lire di acconto, mi hanno scorporato l'IVA, mi hanno mandato la fattura e il numero della fattura era 666666, se vi può interessare. Allora, anche qui, dai, alcuni croci rovesciate, le candele, e tutto può accadere con un contorno fatto di droga, sesso e con una serie di messaggi contro la religione. Siamo alla pazzia. Questa è pura e semplice pazzia.
non è possibile tracciare un profilo di chi aderisce a queste sette. Allora, non si sa dove siano, non si sa cosa fanno, non si sa che sono. Non ci sono prove, non ci sono prove, non si è neanche visto. Non ci sono proprio, non hanno niente, però incitano all'odio, incitano al terrore. Questo è pure semplice incitamento al terrore. E non è possibile tracciare un profilo di chi aderisce a queste sette, ma in molti casi si tratta di giovanissimi. No, guarda che i giovanissimi vanno in parrocchia. I giovanissimi sono quelli che vengono stuprati dai parroci. I giovanissimi sono quelli nell'AGIS, sì, nei Boy Scout. Attenzione, ma in molti casi alcuni cominciano addirittura a 15 anni. Sono più deboli e quindi facilmente influenzabili, dicono ancora il Chris. Vengono sedotti da atmosfere misteriose, da emozioni forti che ricordano quelle invocate da alcuni generi musicali del momento, inneggianti a Satana. Attenzione, c'è un arco musicale tipo New Age in questo momento che sta andando anche abbastanza forte, tipo musica celtica, eccetera, e ce l'hanno un po' a sangue da questo punto di vista. Sì, fa un po' concorrenza. Sì, ce l'hanno un po' a sangue questi, Difficili da individuare dunque, forse sì, ma la verità, allora, non c'hai prove, non c'hai niente, non sai chi sia, non sai dove flu, non sai neanche se ci siano queste persone, te lo sei inventato. Non c'è neanche un caso. Allora, qual è la verità? La verità è che in città, anche se nascosti e protetti del loro segreto e della loro omertà, i seguaci di Satana esistono e continuano a praticare le loro messe nere. Scusate, questo è tutto l'articolo, ma vi rendete conto che razza di puttanate hanno scritto? Di che puttanate hanno buttato giù? Questo giornalista non è un giornalista, questo è un pezzo di merda. Questo... Sì, no, beh, infatti è veramente... È un povero delinquente, cioè questo giornale sta facendo del terrorismo puro, puro. Allora, a questo punto mi chiedo, me lo pubblicheranno quella lettera che vi ho appena letto, così smentita? Sì, no, infatti ma è allucinante quasi, cioè noi la prendiamo sul ridere, ma se noi dovessimo prendere, cioè, sulla valutazione effettiva, è preoccupante che si arrivi una simile affermazione, che simili affermazioni abbiano spazio e che si costruiscono chissà che, perché io voglio ricordare che il CIRS purtroppo fa da consulente per il Ministero degli Interni, di conseguenza cosa succede? Che loro, essendo rappresentanti della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, quando le varie polizie hanno bisogno di informazioni si rivolgono al CIRS perché la Chiesa Cattolica li riconosce, e questi sull'incapacità, sul nulla, sul falso, sulla menzogna costruiscono chissà quali terrori dal punto di vista sociale, culturale, psicologico, vanno anche a manifestarsi, a chiedere leggi, cioè, ma sarebbe da chiedere delle leggi per punire, per attaccare, per rendere meno nocivi questi elementi, cioè, perché veramente è una cosa preoccupante, perché noi l'abbiamo buttata sul ridere, ma basta pensare che questa è la stessa mentalità dell'interrogatorio delle streghe, cioè hai avuto rapporti col diavolo, quale diavolo hai incontrato? Hai incontrato questi diavoli, quando una strega il diavolo per lui non esisteva, non l'aveva neanche incontrato, cioè quando erano gli stessi inquisitori che davano le risposte, ponevano le domande già con le risposte che loro ottenevano, cioè, e se la strega diceva ma io non credo nel diavolo, veniva torturata perché negava. Cioè, questa è la stessa logica del CIRS, cioè quella dell'Inquisizione. Non so se vi rendete conto cosa io vi ho letto, perché leggendolo così su e via uno non ci sta attento, cioè non ci sì, scivola via. No? Cioè, le frasi vanno via in effetti, uno pensa una roba logica, razionale, mentre invece è di una bestialità aberrante. E ne ho letto un'altra che non ho potuto prendere perché non l'ho trovata all'ultimo momento, anche perché non ho fatto la segna stampa, perché sono incasinato, diciamo. Ne ho trovato una sull'Espresso di questa settimana qua. Hanno fatto un'analisi, sai che ogni tanto viene fuori, sì, chi va a messa vive di più, chi prega è più sano, eccetera, no? Vabbè, sto giornalista dell'Espresso si è preso un attimo le statistiche da cui partivano per fare queste affermazioni. Sì. Ma è nulla. Sì, sotto di queste statistiche in realtà non esiste una statistica, è un'affermazione fatta su dei dati assolutamente assurdi, assolutamente fuori dalla logica e fuori dalla vita. Per cui, è come se qualcuno dicesse, vada Wojtyla, senti, fammi un po' di propaganda, dice Wojtyla. Va bene, dice questo, va fuori. Secondo lo scienziato della NASA,
ha percepito la sua mazzetta o comunque moralmente gli sta bene, fa questa affermazione, tanto dice, chi ci rimette la vita? Io non danneggio nessuno, no? Anche se uno adora Dio, cos'è? Non sta mica male, non gli viene? Invece, sì. Sì. Allora, secondo questo scienziato della NASA, chi va a messa vive di più. Ha fatto un'analisi, ha fatto una statistica, la statistica fa schifo, non ci sono dati, i dati sono estrapolati, sì, sono falsi, però lo ha detto Tizio. Sì, ma d'altronde è abbastanza semplice, cioè, nel costruire questo tipo di informazioni si parte sempre dal nulla, dalla menzogna, dalla costruzione artificiale più assoluta, cioè nel senso si ha un'idea e si trovano i trucchi per dimostrare questa idea. Poi trovi un giornalista tipo questo, un giornale compiacente, e ti spara il titolo a prima pagina. Poi qualcuno ha un bisogno di riempire un buco, sì, esatto. C'è una roba così che ritiene innocua e le cose passano. E questo si fa la coercizione sociale, questo si costruisce la distruzione del sistema sociale, cioè la mancata attenzione per la vita, sì, la mancata attenzione per le cose va a distruggere la vita. Poi c'è un'altra cosa che voglio dire prima di lasciare la linea a Francesco, che vi dirà un po' di cose. C'è una battaglia che comincerò dal punto di vista della stregoneria sociale. Non sarà una battaglia vera e propria, è semplicemente un concetto. Ultimamente c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza corretta, non devo condannare la sentenza a Cassazione, è il principio che ci sta sotto che non mi sta bene, ius corregendi, cioè praticamente il diritto del padre di correggere con schiaffi il figlio, cioè io vi ricordo una cosa, in stregoneria quando si è costretto, quando una pallottola ti viene addosso, tu le cose le hai già fatte, cioè quella pallottola ti viene addosso e tu non la fermi. L'unica cosa che tu puoi fare è agire affinché quella pallottola non ti venga addosso, cioè vivere strategicamente. Se tu non vivi strategicamente, tutti i casini che ti arrivano addosso, anche quello dei figli che fanno delle cose che magari non penseresti, non vorresti, eccetera. Quelle condizioni le hai costruite tu, cioè le hai costruite attraverso le tue azioni. Vivere strategicamente significa vivere affrontando la vita e prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Quando si è arrivati al punto di dover dare delle botte a qualcuno, non è quel qualcuno che va a essere corretto, ma è noi che abbiamo fallito. E io vorrei riuscire a far capire questo tipo di concetto, questo tipo di concettualità, e ci lavorerò per farlo. Poi c'è un'altra cosa ancora che devo lavorarci, ed è un amico che mi ha telefonato l'ultima volta fuori trasmissione dicendomi più o meno questo: io ho fatto un'azione della quale mi vergogno, cioè mi vergogno, sto male, sono stato riprovato dai miei vicini, insomma, io sto malissimo proprio per questa azione qua. E in effetti è un peso che molte persone hanno, cioè molte persone si trovano prigioniere di aver fatto qualcosa che non va bene, anche qualcosa di schifoso, ma non è importanza, non diamo giudizi. E si trovano prigionieri di questa azione, come se tutta la loro vita fosse finita là. E anche questo è una cosa da correggere, cioè sì. Se uno dà una coltellata a qualcuno e lo ha ammazzato uno, va in galera, paga il suo delitto, paga quello che ha fatto, dopodiché non lo può richiamare in vita, ma non può neanche distruggere se stesso e la sua relazione col mondo, cioè se no i delitti sono doppi. Sì. Cioè, se uno fa una cazzata o una cosa che ritiene una cazzata, questo deve riuscire non tanto a rimediare, perché è sbagliato, non voglio dare dei giudizi di ordine sociale, ma dal punto di vista magico, dal punto di vista della costruzione dell'individuo, c'è un modo per venire fuori da questo, che non è giustificare l'azione, ma è dare una direzione diversa alle forze che ci hanno spinto. E qua devo lavorarci anche su questo, vedrò di riuscire a fare qualcosa, non so quando, non so come, però devo riuscire a buttarci qualcosa, specialmente per quanto riguarda la meditazione. Io lascio adesso la linea a Francesco, che racconta tutto quello che vuole, e fra 5 minuti prendiamo le telefonate. Sì, io appunto vorrei innestarmi su quello che diceva Claudio prima, cioè esistono sempre due livelli, cioè esiste sempre un livello sociale, esiste sempre un livello interiore e della persona che deve essere considerato, perciò la persona può benissimo subire le leggi dello Stato, anzi le deve subire, deve rispettare le regole, però dal suo punto di vista esistenziale deve trovare una dimensione di quello che ha fatto. Bene, ora lasciamo questa cosa che Claudio andrà ad approfondire, comunque che sarà interessante, e partiamo da alcune cosette. Noi abbiamo ultimamente
visto che ci sono alcuni fattori tipo di varie visioni, vari attributi a varie apparizioni mariane. Mi è suggerito di recuperare un libricino curato da una casa editrice curiosa ed interessante che seguo da diverso tempo, che è la Grafton 9 di Bologna, che cura tra l'altro anche l'iniziativa di Nutre Blissé, e ha pubblicato un opuscoletto che si chiama Percorsi psichedelici. E sono articoli che erano usciti sul bollettino interno della Società Italiana per lo Studio dei Stati di Coscienza. In questo testo c'è un articolo che era uscito solo in fotocopia, molto interessante, dice fa un'intossicazione con Amanita panterina e i segreti di Santa Caterina da Genova. Allora, l'articolista parla di un strano testo che ha trovato su una rivista che studiava i funghi, la tossicologia, del 1956, e dice, parla del fatto di un'intossicazione di una famiglia romana di 7 persone da questo fungo, dall'Amanita panterina, e dice... Il velenoso mortale della panterina. Sì. Il velenoso mortale. La paziente diceva di vedere la Madonna, che le diceva di averle fatto la grazia di guarire da un cancro allo stomaco, sentiva una voce celestiale che le annunciava che non avrebbe mai più sofferto, percepiva un profumo di rose e subito lo inglobava con la visione di Santa Rosa di Viterbo. Queste visioni sono avvenute a 6 persone su 7 della famiglia. L'unico che non aveva le visioni era che aveva mangiato meno funghi tossici e che era il più lucido e che si preoccupava della cosa, gli altri non erano per nulla preoccupati. Ah, è conosciutissima questa cosa, perché il tipo di amanite danno allucinazione, cioè rompono la barriera del GH, cioè rompono la barriera del cervello. Quello che ti arriva dall'interno del cervello però deve essere letto attraverso la ragione. La ragione, loro erano cattolici, avevano questi culti cattolici, rotta la barriera, le sensazioni del divino che da dentro arrivavano verso fuori, le interpretavano con le immagini cattoliche. Questo è straordinario, è conosciutissimo, infatti perché diciamo di non usare mai droghe? Proprio perché la droga varia il cervello, la percezione cerebrale, però non dà la disciplina per controllarlo. Per cui mai usare droghe, qualunque droga. Ecco, la cosa appunto più interessante è ricollegarsi appunto a Santa Caterina da Genova. E secondo lo studioso qua, in base alle ricerche che ha fatto, sembra che anche Santa Caterina da Genova fosse dedita probabilmente all'uso di alcune parti di Amanita panterina, il che appunto si spiegherebbe moltissimo le cose. E tengo appunto a precisare che già altri studiosi avevano avanzato delle tesi sullo sviluppo delle visioni mistiche in ambito cristiano, dettate da condizioni di digiuno, da condizioni di sofferenza, da condizioni ad esempio di frustrazione, anche da violenza fisica. Segra cornuta, alcuni funghi con cui andavano a male le farine. Ecco, e poi volevo appunto aggiungere un altro particolare. Sempre questi studiosi della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza hanno sviluppato moltissimi argomenti relativi ai funghi. Io ricordo sempre un autore americano poco conosciuto in Italia, che si chiamava John Allegro, che purtroppo sono stati solo 2 libri in italiano, che sono Il fungo e la croce e Gli dei perduti. Ecco, sul fungo e la croce lui faceva tutta una dimostrazione dal punto di vista iconografico che secondo lui Gesù Cristo era un fungo tossico, era un fungo magico. Che veniva... No, beh, anche legato beh, sì, però appunto per lui era soprattutto l'uso del fungo che dava questa rappresentazione. E di conseguenza i cristiani se la sono sempre tenuta tranquilla la cosa, cioè proprio per dimostrare che loro hanno assorbito varie cose, cioè hanno assoggettato alcune cose, le hanno introdotte in se stesse, le hanno utilizzate e poi a un certo punto la gerarchia che le utilizzava le ha utilizzate in altra maniera per la gente. Però già questo già dimostra che alcune situazioni che noi abbiamo di visione sono dovute non tanto al fattore che sia la Madonna o sia la sua presenza, ma in quanto sono dei fattori particolari che modificano l'esistenza della persona, anche la biologia della persona, e la spingono a vedere delle cose che non ci sono. Le cose che vedono sono dovute essenzialmente alla loro visione culturale. Sì? Senta, per cortesia, io vi ho chiamato perché avrei bisogno di un numero di telefono di un'altra radio che mi è impossibile trovare sull'elenco. Non posso darti niente, mi spiace. Radio Sherwood neanche, perché non c'è sull'elenco. Dovresti telefonare a qualcun altro, forse dirà 777, dai. Tele Radio City, dovresti trovarla. Scusa? 777, 700 777. Sì. Prova a vedere se troviamo, salve. Grazie, ciao.
Ecco, di conseguenza appunto, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta. E di conseguenza, cioè, i cristiani hanno sempre utilizzato in maniera culturale, in maniera deformata, in maniera malata, tutto quello che hanno voluto. Loro sono sempre muniti della possibilità di dare un'unica visione e si sono sempre utilizzati per dare un'unica interpretazione. E dal discorso dell'unica interpretazione aggiungiamo un'altra cosa. I cristiani hanno sempre la necessità di ribadire, la necessità di dire che il loro testo è sacro, va rispettato, che è letterale, che bisogna star lì a seguirlo ed ascoltarlo, che bisogna credere in quello che racconta. Benissimo, la cosa per noi pagani è diversa, cioè non ci interessa la descrizione. Facciamo nel caso di Omero. Omero ha raccontato delle cose e a noi ci piace come le ha raccontate. Noi non abbiamo bisogno di credere in quello che lui in quello da cui lui parte, cioè il racconto degli dèi, non c'è la necessità di credere. È piacevole il suo racconto e noi lo accettiamo perché è soltanto piacevole il racconto, perché ha avuto una capacità di descrivere delle cose che lui percepiva, e noi, al di là che non le percepiamo le stesse cose, il racconto ci permette di essere piacevole, di essere seguito, di essere ascoltato, ma il fatto di questo racconto non ci obbliga a doverlo credere, e non c'è la necessità di avere fede in quello che lui dice, e non c'è il bisogno di dire questo è vero, e soprattutto quando lui racconta, non racconta per dare una verità, ma per dare una sua sensazione, una sua percezione. E questo come percezione sua noi l'accettiamo. Nei cristiani questo non è possibile, cioè loro dicono chiaramente tu devi credere nel nostro racconto e di conseguenza non puoi neanche criticarlo perché è la parola di Dio. E questo è sempre un aspetto fondamentale della dominazione del monoteismo, cioè quello di pretendere di fornire qualsiasi spiegazione e l'impossibilità di verificarlo, di sperimentarlo, di modificarlo. Per questo bisogna proprio fare un lavoro radicale di spostamento dei termini di riferimento, cioè dalla fede, dalla certezza, dalla verità di un unico testo, a spostarsi la capacità delle persone di comprendere le cose e di dare alle persone la possibilità di verificare questo. Anche perché appunto il monoteismo porta sempre a essere determinati, cioè un meccanismo in cui si ripete sempre se stesso e in cui la persona viene sempre stritolata in quanto non ha nessuna possibilità di intervenire, di percepire e di modificare o di rielaborare le cose. E i pagani hanno sempre questa possibilità, qualsiasi racconto può essere modificato. Sì, può essere appunto modificato, può essere sempre può dare un pagano il contributo anche al racconto, a modificare il racconto. E questo è fondamentale perché si dice chiaramente la verità non è detenuta da una sola persona, non esiste un'unica verità, non esiste un'unica percezione, esistono molteplici percezioni, esistono molteplici vie e di conseguenza ognuno è chiamato a dare il suo contributo, ognuno ha la sua visione, ognuno ha il suo modo di affrontare le cose e di conseguenza gli permette appunto di intervenire e di modificare, e questa sua visione gli dà la possibilità di fornire anche agli altri delle interpretazioni, però l'esperienza del pagano rimane sempre la sua esperienza, non diventerà mai l'unica esperienza possibile e nessuno penserà mai di andarla a imporre o di codificarla o di renderla determinante anche per gli altri. Di conseguenza questa è una forma di, chiamiamola, di liberazione, cioè nel senso di dire non esistono vincoli, non esistono percorsi stabiliti, non esistono strade, non esistono cose di questo tipo, perciò ognuno deve costruire il proprio percorso ed è libero di farlo. Andiamo su un discorso più ampio. Perché diciamo questo? Perché noi sappiamo che questi meccanismi, questi funzionamenti molteplici esistono anche nel mondo. A me è successo appunto di trovare un autore che ho citato varie volte, che è Lovelock. E Lovelock sosteneva il concetto di dire che la Terra Gea, la Gaia, come la chiama lui, è un sistema autoregolante per mantenere la vita. Cioè di conseguenza non è una cosa statica, non è un pianeta legato soltanto a una massa di rocce, polvere, acqua e altre cose, aria, elementi, ma in se stesso è un essere vivente. E questo suo scopo è quello di mantenere la vita e si autoregola, si autoadegua finché gli permette, finché noi glielo permettiamo, lui gli permette, di mantenere l'equilibrio per la vita.
E questo lo fa non perché noi lo condizioniamo, ma perché il pianeta stesso ha la percezione della necessità di mantenere la vita, che questo pianeta sopravvive e vive e si modifica appunto che con il contributo di chi usa questo pianeta. E difatti un libro con la sua prefazione si chiama La danza della vita, Gaia dal cosmo, dal caos al cosmo, in quanto lui capisce benissimo che tutte quante le cose che ci sono, partendo da situazioni anche disaggregate, vengono organizzate, vengono dimensionate e si crea un cosmo in cui tutto quanto interagisce e serve e viene anche utilizzato per modificare le cose al meglio. E soprattutto questo qui entra in contraddizione con chi ha una visione apocalittica. Difatti nell'introduzione Lovelock dice fa, in un'epoca di previsioni catastrofiche c'è molto bisogno della visione ottimistica che radia da questo libro, secondo il quale, a dispetto dei nostri errori e della nostra immaturità, noi possiamo ancora diventare una specie sana in un pianeta sano. Cosa significa questo? Che noi non dobbiamo vedere, come vedono i monoteisti, la realtà come una caduta continua. Cioè, i monoteisti si vengono sempre a raccontare che all'inizio c'era un'era perfetta in cui c'era un profeta, c'era un messia, c'era la volontà di Dio, e poi gli uomini se ne sono allontanati, sono decaduti. Invece noi sappiamo che questo lo possiamo... Questo non è vero, non è che la nostra età dell'oro esista alle nostre spalle o è all'indietro, ma noi sappiamo che ogni momento deve essere costruito. Non è che i nostri antenati si trovavano in una condizione migliore della nostra, si trovavano in una condizione diversa e loro hanno reagito in base alle condizioni diverse. Di conseguenza noi abbiamo la necessità, abbiamo il bisogno, abbiamo la possibilità di modificare le cose. E le cose interagiscono con noi. Difatti è sbagliata la visione di chi, come i Verdi, vede nella natura un qualcosa di statico e che deve essere conservato come nei musei, cioè di qualcosa che ha bisogno di essere preservato, curato e difeso e soprattutto reso statico. Noi sappiamo benissimo che il pianeta Terra, essendo un organismo vivente, autoregolandosi per la vita, ha la capacità di modificarsi e di affrontare questi problemi, che la natura non può essere distrutta solo dalle forze dell'uomo. L'uomo ha il compito di interagire al meglio con queste energie. Logicamente, se non interagisce, può creare degli squilibri, però la forza vitale è sempre la più forte. Allora, questo diventa un lavoro molto importante, cioè il capire che la vita va costruita giorno per giorno e che non esiste un passato migliore ed esiste un presente in cui noi dobbiamo intervenire. Scusa, sì. È una telefonata in privato. Allora, perché ho preso la telefonata in privato? Io ne prendo quasi mai, ogni tanto ne prendo qualcuno. No. E il problema è questo: esistono delle persone che hanno la capacità di percepire una parte del mondo che abbiamo attorno a noi. E il fatto di percepire una parte del mondo che abbiamo attorno a noi, specialmente se il sognare magari lo mediano di più, ma quando è da svegli, no? Nella vita di tutti i giorni, è una cosa talmente intima, ma talmente intima che non si può sputtanare, cioè è più facile sputtanare il sesso che non questa. E il problema è questo, no? Io ho già parlato in molte trasmissioni, specialmente per quanto riguarda il libro dell'Anticristo. Esistono delle persone che hanno la capacità di percepire una parte del mondo che ci circonda che non è la ragione, cioè che non è quello che noi descriviamo. Che non è né per il meglio né per il peggio. Cioè, se io vado alla ricerca con la mia capacità, mi autodisciplino, cioè costruisco anche la disciplina per affrontarlo. Per cui giorno dopo giorno vario la percezione. Queste persone invece se lo trovano un po' tutto d'un colpo e sono abbastanza smarrite. Dopodiché ti arriva lo spirito e dice, mi so Dio. E stato Dio, sì Dio! E si mettono in ginocchio perché non sanno come reagire. Cioè è l'assoluta mancanza di disciplina. E l'unica cosa che ci salva da queste cose è l'autodisciplina. È ascoltare il mondo attorno a noi, è chiudere il dialogo interno, è vivere per sfida. E ascoltare le correnti vegetative. Purtroppo il concetto di prendersi in mano la responsabilità della propria vita, trasformare noi siamo un corpo, ma siamo anche una macchina, cioè nel senso che siamo un corpo, però allo stesso tempo siamo uno strumento per agire nel mondo, cioè abbiamo le mani per agire nel mondo, abbiamo una coscienza, una consapevolezza. Ebbene, queste vanno costruite giorno per giorno, per cui bisogna imparare a prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Ed è questa la cosa che devo dire alle persone. Quando le persone li capitano spontaneamente queste cose, purtroppo si sentono un po' smarrite. Sì, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole andare in diretta e vuole dare il suo contributo alla trasmissione. E
niente, quello che devo dire a queste persone qua è che devono imparare ad avere fiducia in se stesse. Ricordatevi che un corpo energetico di una persona, di qualsiasi essere della natura, è comunque superiore a qualsiasi essere di energia. Per cui non abbiate paura, anche se avete delle sensazioni strane. Il vostro corpo di energia, anche se siete in ginocchio, anche se siete, non avete forza, anche se siete stanchi, è comunque superiore a quello di un essere di energia. Potete tranquillamente sputare un occhio se volete, non c'è problema, non succede niente. Pronto? Ciao. Ciao. Gianpaolo. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Pensavo adesso, perché dobbiamo credere alla bacchetta magica? Io non riesco a toccare la bacchetta magica. Accetto invece la fatica della natura d'adattamento, il tentativo di emergere, il tentativo di crescere di un fiore, di una pianta, la trasformazione dal cristallo avanti al lichene, eccetera. Cioè questa trasformazione, questo tentativo lo vedo ragionevole, lo vedo logico. La bacchetta magica non la vedo logica, cioè nel senso che c'è quello che preordina, fa, c'è un inizio, c'è una fine, c'è questo. Cioè vedo invece l'arrampicarsi, il tentativo sempre da parte mia e da parte della natura, il tentativo di migliorare, proprio perché c'è insita questa forza in noi altri di voler cambiare, ma è mia, è tua, è sua, cioè non penso ci sia veramente quello del miracolo, cioè che trasforma così, cioè veramente il vostro pensiero lo vedo molto attinente alla scienza, è vicino alla scienza, il vostro parlare per me è molto vicino alla scienza, mentre stranamente quel modo di vedere lo straordinario capita tutti i giorni di vedere nascere il sole e tramontare, quella è una cosa meravigliosa, però con questo non è che non sia razionale, che non sia diciamo ragionevole e logica, mentre proprio il fatto di vedere il fulmine come mandato da quello che ti dà le bacchettate in testa, non riesco ad accettare questo, non so, accetto molto più facilmente i tentativi di migliorare se stesso. Ciao, vi saluto. Ciao. Io mi ricordo che ai tempi dei pagani, non vorrei che qualcuno mi fraintendesse, ai tempi dei pagani, quando c'è stato il primo scontro con i cristiani, i pagani accusavano i cristiani di essere atei. Sì, ma infatti non riconoscevano il divino. Sì, no, ma infatti già, cioè, giusto dal punto di vista pagano, giustamente era giusto accusare i cristiani di essere atei, perché loro dicevano chiaramente da un'interpretazione della materia puramente stupida, cioè nel senso, il problema stupido dei cristiani era sempre questo, diceva fa, la persona viene generata, a un certo punto entra l'anima, allora se la cosa viene generata, significa che l'anima non vale niente, vuol dire che tu credi soltanto nel vuoto, se non arriva Dio a introdurre quest'anima. E questo è un discorso di ateo, perché per i pagani già la creazione della vita era divina, cioè conteneva in sé. Cioè, negare la divinità dell'uomo significava essere atei per i pagani. Oggi ha un altro significato, chiaramente. Sì, no, difatti, appunto, perché come dico, cioè, difatti, cosa dice ad esempio la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica dice appunto fa. Viene concepito e poi a un certo punto Dio è così buono, prende un'anima e gliela butta dentro a questo corpo. Allora, per i pagani dire fa, tu non credi che l'uomo sia divino, significa essere ateo. Esatto. Cioè era questa proprio l'accusa, giustamente, a parte che poi l'accusa verso anche i cristiani non usavano, non era solo quello di essere ateo, ma i pagani dicevano che erano folli, proprio perché erano pazzi. Ciao Giuseppe! Come stai? Bene, tu? Ciao meccanico! Ciao bello! Dimmi tu! Allora, mi dai un chiarimento? Sì! Di carattere storico o sociologico che sia. Ci provo! Quando, in che epoca nella nostra civiltà, nella nostra cultura, quando il concetto di ateismo si è fatto... quando il concetto di ateismo è emerso nella cultura, cioè
considerando l'ipotesi, la zona, diremo, della nostra origine culturale, diciamo il Medio Oriente, no? Correggimi se sbaglio. Parlami degli anni. Vabbè, 3000 anni fa. Vabbè, ok. Quando è riscontrabile che sia emerso nella cultura, nell'immaginario collettivo, l'idea di ateismo, che per me, ti dico quello che penso io, per quel poco che ne so, che non poteva esistere prima dei presocratici o prima dei greci classici, diciamo così. Guarda, nella nostra cultura il concetto di ateismo lo abbiamo grosso modo come gli scettici dell'accademia, non so se seconda o terza accademia. Cioè, nasce praticamente da quello che so io con lo scetticismo. 500-600 a.C.? No, molto dopo. Per il scetticismo è dopo Alessandro Magno. Sì. Circa, secondo sul 300, fra il 400 e il 300, no? E praticamente viene un po' da filosofi greci che sono al servizio di Alessandro Magno quando va in India. Prendendo dai gimnosofisti, cioè dagli yoghi, imparano a sospendere il giudizio. Infatti lo scontro fra gli stoici e gli scettici è quello che fa cambiare gli stoici tutta una serie di preposizioni per quanto riguarda la divinità, la creazione, eccetera. Però in realtà altre fazioni atee, esistono altre fazioni, però oggi secondarie nella storia, e diventa importante quando qualcuno lo usa per combattere come preposizione. Cioè l'ateismo diventa un oggetto di accusa, un oggetto per identificarsi. Allora, per esempio il paganesimo dà degli atei ai cristiani, i cristiani danno degli atei ai pagani. Cioè è una visione diversa della vita che dice l'altro è il nemico. Sì, beh, diventa uno scontro religioso, nel senso che non sono mai esistiti grandi problemi all'interno delle culture classiche sul discorso ateo, perché è una manifestazione dell'intelletto umano, di conseguenza era accettabile. Il problema fondamentale si pone quando uno deve dominare tramite un dio. Poi ci sono anche gli epicurei che erano atei, però gli epicurei erano più furbi. Sì, ma comunque io vorrei tornare indietro un po' e per, se si può azzardare un'idea, che al tempo della costruzione, diciamo, tradizionale o orale del periodo biblico, diciamo così, no? Non so come definirlo, no? O delle prime redazioni della Bibbia, non poteva esserci l'idea di ateismo. No, non poteva esistere. Ma vedi, il problema è un altro. Cioè tu puoi pensare il mondo come materia e come forma, no? È immaginabile il mondo come materia e come forma? La prendi da lontano tu! No, è per dirti che puoi anche girarla dall'altra parte e pensare il mondo come entità divine. Se tu pensi il mondo come entità divine e pensi il mondo come materia e come forma, il risultato, cioè scambiando i fattori, il risultato non cambia. Capito? Il problema è questo, è quando qualcuno si chiama fuori dalla materia e dalla forma per dire io sono Dio, o quando qualcuno si chiama fuori dal divino dicendo io sono materia. Questo nasce il problema, quando uno va fuori dal gioco. E allora cos'è ateo e cos'è che uno che crede o non crede? Che cosa significa credere quando non si vede, quando non si percepisce? È un casino. Va bene! Ciao! Ciao, collega! Ciao. Francesco, posso fare una cosa sulla scienza? Sì, vai pure, no, visto che qualcuno l'ha evocata. No, ce l'ha citato Giampaolo, no, la scienza. Cioè, io con la scienza ho sempre un amore, cioè un odio e amore allo stesso tempo, perché la scienza mi rivela chiaramente delle cose.